Una buona serata, ore 21 in punto, l'appuntamento è il numero 30 con Velo, la rubrica di TV6 settimanale interamente dedicata al mondo del ciclismo. Tanti gli argomenti di cui parlare questa sera, ci siamo lasciati alle spalle la Vuelta, stiamo vivendo l'Europeo in mezzo, insomma, storia di oggi poi, delle ultime ore, ma di oggi in particolare. L'annullamento dell'Adriatica Ionica Race, che doveva essere la corsa che partiva domani proprio dalla nostra regione con la Corropoli Trasacco, ben nel pomeriggio, poi è arrivato anche il comunicato della Lega Ciclismo Professionistico, non si correrà, è stata annullata la manifestazione ideata da Moreno Argentin, ma è un fine settimana che ci porta anche alla nuova eroica del Gran Sasso, il 24 settembre, appuntamento assolutamente da non perdere, ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione. Questa mattina c'è stata la presentazione di un evento che oramai l'eroica è riconosciuto, conosciuto e riconosciuto un po' in tutto il mondo, viene da noi in Abruzzo, è una bellissima manifestazione assolutamente da godersi. Ne parleremo con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, le dirette Facebook, bla bla bla, insomma l'avete capito. Poi questa sera io sono particolarmente contento perché mi hanno cambiato il banchetto e qui con i fogli da poter, posso giostrare un po' di più, posso cambiare qui e vedere tutti gli appunti che ho, quindi questa sera sciccheria. Proprio lo guardi con un particolare sospetto. Sono geloso. Sei geloso, perché c'entro tanti fogli. Luciano Rabottini, ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Volendo, guarda, c'ho questo tavolino, ti posso prestare anche? No, mi tengo il mio perché vedi, si può allargare molto. Non è particolarmente un po' zigrinato, quindi per scrivere non è proprio il massimo, però puoi mettere anche gli scomparti, puoi anche sistemare sotto, insomma è una cosa fatta molto molto bene, molto bella. Avete fatto degli investimenti. Hai visto? Al tuo fianco Ruggero Marzoli, ciao Ruggero. Buonasera a tutti. Oh, peraltro mi ero dimenticato, appena ti ho nominato, che nella presentazione dobbiamo fare il bilancio del trofeo Matteotti, che ha vinto Bax davanti a Velasco e Rota. Mi è venuto in mente perché te l'hai vinto. Prima abbiamo parlato di ricordi, dell'importanza dei ricordi, poi piano piano ci arriviamo. In collegamento Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Allora, questi sono gli ospiti, poi ovviamente avrete capito che questa sera, oltre ai temi proprio da trattare in maniera analitica, si cazzeggerà anche abbastanza. Noi ci fermiamo, ringrazio Maurizio Daguì in regia che mi supporta. Non cambiate canale perché tra poco inizia il numero 30. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Thank you.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Siamo pronti a partire per questo 30° appuntamento con Velo, Matteotti, Vuelta e soprattutto lo stop all'Adriatica Ionica Race, che cronologicamente è la cosa che è arrivata per ultima nella giornata di oggi. C'era già sentore nelle ultime ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Possiamo vedere anche la grafica che lo rende insomma ufficiale da parte della Lega del Ciclismo Professionistico, con riferimento al comunicato stampa diffuso questa mattina. Si legge: dalla SD Sport Union relativo alla gara Adriatica Ionica Race, la Lega del Ciclismo Professionistico, preso atto che risultavano e risultano non assolti come da impegni assunti dalla predetta SD, nonostante le numerose proroghe continuamente accordate e tutti gli adempimenti regolamentari prescritti in materia di gare ciclistiche su strada, è constatato il permanere della insussistenza delle necessarie e prioritarie condizioni di sicurezza, anche stradale, di viabilità. La Lega conferma definitivamente il provvedimento di non approvazione della manifestazione ciclistica prima indicata e la correlata comunicazione all'USEI per la cancellazione della medesima dal calendario internazionale. Poi c'è stata anche la risposta nel pomeriggio da parte di Moreno Argentin, che insomma si è collegato, ha detto: purtroppo è stata messa in moto una macchina del fango a mio danno, da una Lega che dovrebbe aiutare gli organizzatori, invece gli mette i bastoni tra le ruote, subire questo trattamento indegno. Oh, Riccardo, parto da te, perché da qualsiasi lato la si prenda, ragioni, torti, mezze ragioni, mezzi torti, comunque bisogna dire che la gara c'era domani. Arrivare alla giornata di oggi per la cancellazione, diciamo che non è stato un bel vedere, ecco. No, assolutamente no, è una cosa che fa male a tutti, fa male prima al movimento ciclistico, perché cancellare una gara è sempre disdicevole e spiacevole. Non sono qui e non sono neanche in grado di poter dire i motivi per cui, cioè i motivi l'ha detto chiaramente nel comunicato che ha emanato la Lega,
Evidentemente ci sono state delle cose che non hanno funzionato e quindi dispiace. Io ho provato a chiamare Moreno oggi perché andavamo in trasmissione, appunto era una notizia abbastanza folgorante, non sono riuscito a raggiungerlo telefonicamente, quindi so soltanto le ragioni della Lega. Sinceramente è una cosa che dispiace. Allora, ti do altre parole di Moreno Argentini, che poi si è collegato con gli organizzatori nel pomeriggio, perché lo ricordiamo, le squadre erano già nella nostra regione, perché poi domani c'era in programma la Corropoli-Trasacco. Ha detto: c'è sempre stata una deroga di 60, 90, addirittura 180 giorni, abbiamo saldato i pagamenti, perché i pagamenti erano stati all'inizio, erano usciti fuori come una delle cause ostative dello stop della mancata partenza dell'Adriatica Ionica Race. Poi ha utilizzato anche parole forti, ha detto: io sono consapevole di essere nel mirino della federazione, questo crea danni enormi di immagine alle città e alle regioni, però queste sono parole riportate proprio dal collegamento di Moreno Argentin, volevano colpire i nemici. Il contendere di tutto è nato 6 mesi fa, ovvero quando il sottoscritto non ha voluto cedere i diritti televisivi alla Lega per una gestione collettiva, perché non mi garantivano nulla. Peccato veder morire una corsa, eravamo riusciti a raccogliere 600.000 euro. Insomma, poi ci sono altre considerazioni. Adesso è cambiata la politica, ha detto Argentin, c'è Dagnoni che punisce chi alza la voce, alza il braccio e dice: così non va bene, e io sono uno di quelli. Mi pare di capire, Riccardo, poi vado anche da Luciano per chiudere un po' il cerchio, che in maniera sottesa, magari dalle parole di Moreno Argentin, si evince che attorno a questa gara ci sia lateralmente anche un affare di politica ciclistica molto ben visibile tra, diciamo, la Federazione Ciclistica Italiana, chi in questo momento governa la Federazione Ciclistica Italiana, e, diciamo, chi è la parte, la fazione opposta, quella che di fatto è la, tra virgolette, minoranza all'interno della federazione. Ma sai, questo è un tema piuttosto delicato, perché bisognerebbe sentire anche le controparti. Poco tempo fa era stato anche cambiato il campionato del mondo gravel, che per lo stesso motivo era organizzato da Filippo Pozzato. Quindi diciamo che Filippo Pozzato e Moreno Argentin facevano parte, o comunque erano nell'area di Martinello, di Silvio Martinello, e quindi, sai, queste cose poi uno ci pensa, no? Dice: perché mi dai, cioè non mi fai organizzare quello che ormai avevamo già programmato. Però anche lì è stata una questione, pare che sia venuta dall'alto, dall'UCI. Ora non credo che poi la Federazione Ciclistica Italiana goda a fare questi sgarri. Evidentemente ci sono state delle mancanze mancanze, perché leggevo appunto della scorta tecnica che mancava, anche non solo, io non sono in grado di poter sapere che cosa mancasse, però quella più evidente mi sembra aver capito che non c'erano le condizioni di sicurezza, e quindi anche la scorta tecnica, probabilmente anche le prefetture, non lo so, ecco, questo sinceramente non ne sono a conoscenza, quindi io non posso neanche esprimermi su questa faccenda. Però è una faccenda ormai lunga, perché una cosa so, che effettivamente la Lega da poco, da quest'anno, credo che si sia fatta carico di tutte le manifestazioni pro race, che sono per esempio anche la Gostoni, la Bernocchi, le gare, insomma, diciamo, italiane,
abbiano fatto un accordo, perlomeno abbiano fatto firmare un accordo che vedeva appunto queste gare quasi obbligandola a una certa continuità di 6 anni. Io so questa cosa qua, però non so se sia vera o meno. E la Lega si faceva carico di tutti i diritti televisivi per poi promuovere le manifestazioni appunto che aderivano a questo accordo. Io di più non so e credo che ci siano state un po' di ingarbugliamenti, cose che comunque non fanno bene. Questo sicuramente non fanno bene al movimento e tantomeno al ciclismo, perché l'Adriatica Ionica... insomma, io mi ricordo quando è stato qui Moreno Argentina, era entusiasta del territorio, era una promozione anche a livello territoriale. Le gare oggi fanno molta attenzione anche al territorio, vedi lo stesso Matteotti di domenica scorsa, noi in non più tardi di ieri abbiamo fatto la registrata appunto del trofeo Matteotti, abbiamo parlato del territorio, dell'Abruzzo, quindi insomma sono cose che fanno male, ecco, questo sicuramente. Poi le ragioni bisogna sentire tutti e ognuno avrà la loro, sicuramente credo che noi dalle nostre parti si dice la colpa morì fanciulla, no? Non è colpa di nessuno, però in effetti ha creato disagio anche alle squadre, perché so che la Nova Nordisk era già in zona, ci sono state squadre che hanno dovuto cancellare i voli perché stavano per arrivare, insomma, poi non, come hai detto te giustamente, va bene, non la vuoi far partire, ma diglielo una settimana prima, non all'ultimo giorno, questa è una cosa inammissibile, anche se puoi aver ragione per motivi che conosci te, perché per organizzare una corsa chiaramente ci sono un sacco di cavilli e di protocolli da seguire. In questo caso mi sembra che abbiano sbagliato da ambo le parti, perché se Argentina non era stato in grado di ottemperare agli impegni che ci sono per fare una corsa, quello è un altro discorso e lo saprà lui. Però anche la Lega, insomma, cancellare la corsa a un giorno prima della partenza mi sembra che non sia stato un gran bel sistema. Luciano, tu che idea ti sei fatto? Perché insomma io un'idea un po' me la sono fatta, che è un po' quella che ho cercato di girare a Riccardo prima. Lui ha detto bene, andrebbero sentite le due campane, e questo è vero. L'idea che mi sono fatto è che comunque gli equilibri di politica ciclistica, se non sono stati la causa dell'annullamento, certamente saranno la conseguenza di questo annullamento, cioè ci sarà un dopo. A prescindere adesso le cause, però in questo momento storico del ciclismo dispiace veramente che possa succedere una cosa del genere. Perché questo? Perché già si fa fatica a tirar su organizzazione e soprattutto i costi oggi di queste manifestazioni. Quindi a volte ci vorrebbe anche più elasticità da parte degli organi di controllo e soprattutto anche degli organizzatori. Io sono d'accordo quando Riccardo dice: se ci sono stati degli errori organizzativi nel passato, non te lo puoi ricordare 24 ore prima dell'inizio dell'evento, anche perché poi alla fine non è che vai a punire l'organizzatore, in questo caso Moreno Argentin, ma tu vai a punire una classe politica che ha investito anche su questa manifestazione, una regione, l'Abruzzo, i territori, i comuni, perché io voglio capire in questo momento cosa diranno i sindaci dei comuni interessati a questo evento, quelli di Tagliacozzo e di Corrobli, come si andranno a giustificare alla cittadinanza? Addirittura il sindaco di Tagliacozzo di Trasacco aveva fatto chiudere le scuole, ha dovuto riaprire, cioè sì, lui ha raccontato di aver avuto notizie. In questo momento il ciclismo ha creato problemi, non è solo un problema
organizzatore Lega Cicli, ha creato un problema anche di immagine ai nostri territori e quindi in questo momento di difficoltà anche a livello organizzativo, io penso che anche gli organi di controllo dovrebbero essere un attimino più elastici. Io in queste ore sto seguendo un po' l'organizzazione di Umberto Di Giuseppe, sappiamo tutti che domenica 1 ottobre avrà un impegno agonistico a Rivisondoli, una gara dilettantistica, ma io non vi dico quanti problemi, quante telefonate quest'uomo deve fare per risolvere i problemi a destra, per fare una corsa di ciclismo. Ma io gli dico a Umberto, ma Umberto, ma a quest'età vattene, chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Perché ci sono troppe problematiche intorno a questo sport. Sì. E in questo momento anche gli organi di controllo potrebbero anche essere un attimino più elastici, già che questo organizzatore, adesso non voglio giustificare assolutamente Moreno, però riesce a portare a casa investimenti di 600.000 euro, tu non glielo fai fare, diventa veramente difficile giustificare una situazione del genere a parte degli organi di controllo, quindi veramente ci dispiace perché tra l'altro la tappa di domani, che doveva essere svolta domani, la Corropoli Trasacco, era veramente un territorio che si è fatta, veniva ripresa dal mondo della comunicazione come doveva essere fatto, sicuramente per il nostro territorio sarebbe stato un momento di comunicazione importante. Giustamente nelle prossime ore capiremo cosa succederà. A noi dispiace veramente che una manifestazione del genere possa essere fermata a pochissime ore dalla partenza, mettendo in subbuglio territori, sindaci, a prescindere il movimento ciclistico, ma soprattutto i movimenti interni a chi aveva investito su questo evento. Comunque il ciclismo è anche questo, ne dobbiamo parlare e purtroppo era una notizia che coinvolgeva molto il nostro territorio e l'abbiamo dovuto fare. Ci scrivono, si potrebbe sentire Moreno Argentino e so che tu hai provato a contattarlo. Sì, ho provato a chiamarlo nel pomeriggio, però obiettivamente mi ha mandato 3 messaggi registrati dal proprio avvocato che difende in queste ore questa non partenza, però mandare, siccome i messaggi erano lunghi, anche molto complicati seguirli. Diciamo che in questo momento prevale anche da parte nostra sua, una certa anche da parte sua la prudenza, nel senso che poi oggettivamente la situazione è chiaramente delicata in questa fase dove c'è vedremo comunque come andrà. Senti, ti leggo una cosa, perché io tra le varie cose che ho letto detraggo spunto da questa notizia dell'annullamento per chiedervi un giudizio, anche a te Ruggero e poi a Riccardo. C'è un articolo che ripercorre insomma le fasi del come si è arrivati all'annullamento dell'Adriatica Ionica Race e termina così, molto bello, me lo sono segnato perché mi è piaciuto molto. Il risultato, un'altra brutta figura, una corsa che non si fa, il ciclismo toglie il disturbo, si può andare tranquillamente a scuola e mettere le bancarelle del mercato. Sì. C'è anche un po' la sensazione che spesso e volentieri a qualcuno rompa le scatole una manifestazione ciclistica, anche da quello che hai detto te, ed ecco perché tutte queste strettoie, che poi alla fine se non si fa molta gente dice purtroppo, vabbè, meno male. Le manifestazioni ciclistiche le andiamo a fare sui territori, sulle strade, nelle città, nei comuni, nei borghi, quindi giustamente a volte diamo anche fastidio. Quest'anno stranamente al Trofeo Matteotti non c'è stata polemiche dopo la manifestazione, ma negli anni passati addirittura durante il Matteotti c'era il pubblico che non poteva andare al mare, non poteva passare con la macchina, quindi giustamente un evento, il ciclismo, che se organizzato male può dare anche fastidio, capito? Ma anche se organizzato bene a qualcuno dà fastidio. Sì, però a volte io quello che mi dispiace è che a volte ci sono organizzatori che hanno l'abilità di andare a bussare. No, dico, avete comunque la sensazione che strisciante un po' nell'aria ci sia il fatto che, vabbè Ruggero, se non si fa, tu l'altra volta hai parlato delle persone che vanno in bicicletta, no? E hai parlato dell'insofferenza.
di chi magari incontra dei ciclisti per strada e anche per le manifestazioni ciclistiche un po' è così, almeno questo è quello che ho evinto da queste due righe di articolo. C'è un po' la sensazione che strisciate, ah, meno male, non la fanno più. Ma sicuramente ci può essere quel fattore, è comunque un fattore soggettivo. Siamo in Italia 60 milioni di abitanti, siamo 8 miliardi nel mondo, quindi sta nella testa di tutti. Credo che nel caso di Tagliacozzo, Vezzano, dell'entroterra, no. Parlo in generale, io non sto parlando in questo caso specifico, no. Parlava prima del Matteotti, sì, effettivamente quando era il periodo di luglio, che sai, Pescara è una città dove è predisposta a quello che sono le attività del lungomare, del mare, è chiaro, potevi dare fastidio a chi non ha nelle corde nel sentimento il ciclismo. Quest'anno da diversi anni si fa fine stagione, il mare ha un processo di calo e quindi anche il pubblico è forse più predisposto all'attività agonistica. È chiaro, per risponderti, sì, può essere, anche se non è una cosa giusta, perché comunque un avvenimento è un avvenimento, sono coinvolti diverse persone e c'è chi apprezza quell'avvenimento e bisognerebbe un po' rispettare quello che sono anche il volere di molti. Peraltro nella settimana in cui nella Costituzione, dopo 75 anni, viene introdotta la parola sport. Luciano, scusami. Volevo aggiungere, siccome poi giustamente Riccardo ha detto che questa è stata una posizione presa non tanto dalla Lega Ciclismo Italiano, ma dall'Unione Ciclistica Internazionale, dall'USI. E sicuramente è stata presa dall'USI, ma l'USI in questo momento del ciclismo italiano non gli importa niente, perché se andiamo a vedere il calendario internazionale, l'Unione Ciclistica Internazionale organizza 3-4 gare al giorno, adesso ci sarà, cioè ci sono corse tutti i giorni, 2-3 manifestazioni in tutto il mondo, quindi ecco perché, Riccardo, dico che la Lega Ciclismo dovrebbe stare molto più vicina ai nostri organizzatori, perché se noi non abbiamo gare, non abbiamo manifestazioni, questo movimento piano piano andrà a morire, e l'Unione Ciclistica Internazionale della Federazione Ciclistica Italiana probabilmente non gli importa niente, perché loro vanno avanti lo stesso e galoppano veramente a doppia velocità. Quindi ecco perché noi internamente dobbiamo riguardarci molto di queste situazioni che nascono in queste, che sono nate appunto in queste ultime ore. Ecco. Certo. Adesso veniamo alle note belle, alle note liete di questa settimana, ovvero la 75esima edizione del Trofeo Matteotti. Noi l'abbiamo, insomma, vista, vissuta, ecco, al Matteotti, grande giornata di ciclismo. Vederla da lontano, Riccardo, voi che avete fatto poi il racconto in differita di questa manifestazione, che idea vi siete fatti, che impressione avete avuto? Una bella impressione, perché c'erano corridori buoni. Io credo che Stefano Giuliani e Daniele Sebastiani e comunque tutta l'UCI Perna abbiano lavorato bene. È una corsa, come diceva Luciano, è schiacciata nel calendario internazionale, cioè, si sta disputando il Giro del Lussemburgo in questo momento, tanto per dire, no? È stata una bella corsa. Battagliata soprattutto da parte di quelle squadre che poi Bax ha vinto con uno spunto anche prepotente, stava per essere raggiunto. Sarebbe stato bello poter vedere la maglia tricolore vincere, però insomma è andata bene lo stesso, perché comunque la manifestazione, devo dire, mi sono anche emozionato, perché ripercorrere le strade che facevamo noi quando ai tempi insomma si disputava da corridori il Trofeo Matteotti, io l'ho commentato insieme a Luca Gregorio,
e abbiamo fatto soltanto gli ultimi chilometri, ovviamente era una differita. Poi fra le altre cose abbiamo avuto anche un po' di problemi iniziali, perché noi non vedevamo le immagini mentre le immagini stavano scorrendo, però a volte succedono anche degli intoppi in regia, e Maurizio lo sa bene. Però è stata una bella manifestazione, anche tecnicamente direi, perché io ho avvalorato anche il discorso che facevamo l'altra settimana, che questo è un percorso quasi da campionato, cioè quasi, è un percorso da campionato del mondo, dove veloce, che sicuramente fa selezione, perché l'abbiamo visto, e quindi è stata una bella manifestazione, e ho visto che c'era anche pubblico, e quindi, ma soprattutto c'erano corridori buoni che si sono dati battaglia, e quindi hanno reso anche al pubblico un bello spettacolo. Sì, Luciano, anche devo dire, adesso vengo da te per il bilancio del Matteotti, so che ti è piaciuto particolarmente, un po' per le stesse motivazioni che ha detto Riccardo, nel senso, abbiamo visto un grande pubblico, peraltro fatemi dire, domenica è stata una bella giornata anche per noi, perché all'interno del palinsesto calcistico siamo stati molto lieti di ospitare all'interno di una trasmissione che dava gli aggiornamenti sui risultati di calcio, anche aprire delle finestre in diretta con te, con Paolo Renzetti, per vedere i passaggi, per dare l'arrivo della corsa. Insomma, anche per noi è stata una domenica molto bella, così come immagino per il qui inquadrato Giulio Ciccone, che tornava dopo la maglia del Tour alle corse nella sua regione, così come per Dario Cataldo, che tornava alle corse nella sua regione. Luciano. Sì, come ha detto anche Riccardo, c'è stato un ritorno del pubblico, c'è stata una bellissima giornata anche di caldo, non il caldo degli anni 80, quando la manifestazione si svolgeva nell'ultima domenica di luglio, però una star list interessante, il campione d'Italia che si piazza al secondo posto, e se avesse vinto probabilmente avrebbe onorato ancora di più questa manifestazione. Però devo dire che Bax, questo ragazzo olandese, mi ha impressionato per l'educazione che aveva, soprattutto appena è sceso dalla bici. È stato tranquillo, comodo, il pubblico che lo ha seguito parecchio dietro le transenne, però è stato tranquillo, sempre molto educato, veramente. Poi Riccardo ho mandato una fotografia a Johan van de Velde, e io gli ho detto: questo però non è un corridore olandese, è troppo buono. E lui mi ha risposto: sì, lui è molto forte. Poi Bax ha fatto decimo nella prova a cronometro dell'altro giorno agli europei, a dimostrazione che la qualità c'è, e quindi sicuramente lo vedremo nel prossimo futuro. Certo. Comunque veramente è stata un'edizione particolarmente interessante, la presenza di Giulio Ciccone sicuramente ha fatto sì che ci fosse un ritorno anche del pubblico, e ci fa piacere che questa edizione del Matteotti sia ritornato come negli anni passati, perché probabilmente l'anno scorso ci era mancato un po' troppo. Sì. Bentornato Cataldo, per favore parliamo anche di lui, che torna da un brutto infortunio. Assolutamente sì, grande professionista, vero, umile, verissimo. Ciao Paolo da Ripa Teatina. Abbiamo sfiorato la vittoria con Velasco e Rota, però ci andiamo ad ascoltare adesso, eccolo qua, Giulio, che saluto ovviamente i tanti che erano arrivati anche per lui, non solo per lui. Ci andiamo ad ascoltare adesso i primi tre classificati, il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perda, Daniele Sebastiani, e ovviamente il direttore tecnico della corsa, Stefano Giuliani. Sì, era la prima volta al trofeo Matteotti, una gara davvero molto bella. È stata dura sin dall'avvio, con le salite, su e giù, non c'è mai davvero un momento per tirare il fiato, ed è stato così fino alla fine della corsa.
ma nel prossimo fine settimana sarò ai campionati europei, poi tornerò in Italia per correre l'Agostoni, l'Emilia, in Veneto, tutte belle manifestazioni. Thank you. Ma sì, dai, come al solito il trofeo Matteotti è sempre una corsa esigente e impegnativa, e ero già arrivato davanti a giocarmi la vittoria più di una volta e oggi siamo andati veramente vicini, è mancato poco, un secondo posto con un po' di amaro in bocca, un po' perché mi piaceva onorare la maglia di campione italiano e quella della nazionale, però dai, la condizione continua a essere buona e ci riproveremo ancora nei prossimi anni. Ma è stata una gara tirata sin da subito, comunque nella prima parte è stata molto movimentata, scatti contro scatti, un po' sia voi che Giaico, un po' le due squadre faro della corsa tentavano di anticipare, noi abbiamo comunque corso come sempre da grande squadra con la nazionale, e dai, non è arrivata la vittoria, però penso che possiamo essere soddisfatti sia della nostra corsa e comunque sia anche del risultato, è stato un buon risultato. Questa di Ciccone come l'hai vista lì vicino? Ah, Giulio è stato molto attivo in salita e si vedeva che stava bene e ci siamo ritrovati noi due davanti nel finale come c'eravamo d'accordo prima. Abbiamo deciso che lui avrebbe fatto la corsa in salita, io sarei stato l'opzione per un arrivo a ranghi ristretti e mi ha dato una mano e dai, abbiamo fatto una bella figura. Sì, sicuramente è una bellissima corsa, complimenti a Stefano per l'organizzazione e dai, penso che sia stata una bella giornata di sport qui. Contento per questo terzo posto o pensavi in quell'arrivo di poter fare qualcosa di meglio? Non era facile però. No, sono abbastanza soddisfatto perché arrivo da un periodo un po' così, sono tornato dal Canada la settimana scorsa e non ero al top, quindi oggi ci tenevo a dare un segnale e penso che l'ho dato, quindi va bene così. Prossimi appuntamenti? Ma adesso staremo qua qualche giorno, poi andremo all'Adriatica Ionica, dopodiché farò tutto il finale di stagione con Lombardia, che tra l'altro arriva a Bergamo nella mia città, e ci tengo davvero a far bene e poi finirò a Tokyo con la Japan Cup. Il pubblico è stato meraviglioso sulle strade come al solito, tanta organizzazione, tanti gruppi che si erano organizzati con arrosticini e quant'altro, e però è stata veramente una bella giornata di sport ed una grande corsa, perché poi andiamo a guardare l'ordine d'arrivo e dice questo. Appena finisce un'edizione bisogna guardare al futuro, perché purtroppo questa è una corsa che non è che si può organizzare con un mese. Oggi abbiamo visto qui a Piazza Duca degli Abruzzi i vertici della Regione Abruzzo con il presidente Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, questo anche a testimonianza dell'importanza che le istituzioni danno a questa manifestazione, presidente. Ma io ho sempre detto, lo sto dicendo già da mesi, che devo ringraziare soprattutto l'amministrazione comunale di Pescara, Montesilvano, la Regione Abruzzo, perché hanno capito l'importanza di questa competizione, di questa gara, e se si vuole organizzare una cosa buona bisogna fare le cose fatte bene, come l'abbiamo fatte sempre. Quest'anno credo che abbiamo anche migliorato, se fosse possibile migliorare quello che avevamo fatto. Chi si sente di dire grazie? Il presidente Sebastiano. Ma innanzitutto a tutta la macchina organizzativa con a capo Stefano Giuliani, perché io poi alla fine magari mi occupo di poche cose e mi prendo dei meriti che da quel punto di vista non ho, perché vi assicuro che organizzare il Matteotti non è assolutamente semplice, vi assicuro che c'è una tensione durante la gara che fa spavento, perché comunque sono 200 km da percorrere su queste strade con tutto quello che può succedere, invece sono anni che la organizziamo e fila tutto alla perfezione, perché l'organizzazione è perfetta. Normale, non ci possiamo scegliere il vincitore, anch'io abruzzese doc lo volevo vincere, ho fatto tanti pogli, andavo veramente forte, però poi alla fine arriva, perché Ciccone è di una categoria superiore, è normale quando lo cerchi per forza, non è facile, oggi il calendario è talmente impegnativo che non puoi puntare solo sul Matteotti, magari un anno lo farà e qui sono convinto che lo può vincere.
La mia vittoria è con tanto stress, perché è diventato veramente difficile fare un evento così importante. Dopo un anno di stop, diciamo che mi sono allenato un po' e spero il prossimo anno di partire prima. Devo ringraziare le forze dell'ordine, tutti quanti, proprio tutti, perché è una delle gare in sicurezza più importanti che c'è nel panorama ciclistico, addirittura internazionale. Poco fa i nostri microfoni, il patrono Daniele Sebastiani ha ringraziato Stefano Giuliani e ha detto che da domani si inizierà a lavorare per la 76esima edizione. Sì, perché chi conosce Sebastiani lavora sempre, forse oggi è l'unico giorno che l'ho visto emozionato, sereno, diciamo che ha tolto quel velo che poi non è così, in autodifesa. Abbiamo passato una giornata insieme, a volte dicevamo vorrei fare questo, ma no, stiamo insieme, vediamoci il Matteotti insieme, per me conta molto, anche se abbiamo due caratteri totalmente diversi, quindi gli opposti si attraggono. Ruggero, secondo te questa può essere l'edizione che fa ripartire davvero questa manifestazione? Perché probabilmente come quest'anno negli ultimi anni non l'avevamo vista. Beh, aspetta, me... perché l'anno... Aspetta, quello che vuoi dire, perché poi ne ho anche per lui. Ma è passato, però passato mi stavo emozionando perché... E perché veramente ho sentito nelle parole di Daniele, nelle parole di Stefano, veramente tanta grinta, tanta emozione, tanta voglia di fare, tanta, l'hanno sentita dentro, e hanno dato tutto. È chiaro che ringrazio per questo evento Perna, Ricci, ma soprattutto Stefano, che è riuscito, e parlo di Stefano Giuliani, che è riuscito a coinvolgere un personaggio così in vista, importante, e che ha la forza poi come Daniele Sebastiani, e che ha la forza di coinvolgere province, regioni, comuni, e quindi grazie a questo connubio, grazie a Stefano che è riuscito a portare Daniele dalla nostra parte, ma Daniele Sebastiani lo è sempre stato perché ha avuto sempre un occhio di riguardo un debole per il ciclismo. Lui, tra l'altro, Daniele è cresciuto dove passa il Matteotti, lo ha sempre sentito suo il ciclismo, nonostante il suo presente nel mondo del calcio. Quindi veramente nell'intervista si evince, si sente l'emozione di aver fatto qualcosa di importante, che darà sicuramente continuità e un'ascesa importante. A proposito di ricordi, tu l'hai vinto nel 2005 il Matteotti, avevi fatto espressa richiesta al regista della nostra trasmissione di metterti da parte la clip. Secondo te l'ha fatto? Conoscendolo no. Ma l'ha fatto? Sì, l'ha fatto. Mi aveva detto di no. Non l'aveva pronta, però lui ha capito prima dove dovevo arrivare io e si è premunito con una ricerca. Eccoti qua. Sì, vabbè, erano degli anni in cui il Matteotti ma era sentito, ma c'erano tanti. Allora, diciamo la verità, l'evento in sé per sé è importante, e poi sono anche i personaggi che fanno un pezzetto. Io quando ero piccolo seguivo Masciarelli, Rabottini, Giuliani, Bevilacqua, che erano tempi di Moser e Saronni, poi quando veniva Bugno, quando veniva Fondres, e quindi c'era un tanto pubblico, e poi sono arrivati gli anni nostri, da Caruso a Pierdomenico, a Marzoli, a Di Luca, ai fratelli Masciarelli, per poi continuare con Fabio Taborre, Francesco Masciarelli, Terrenzio. Quindi questi personaggi fanno sì che il pubblico e l'evento riesca in un certo modo. Quegli anni miei e di Danilo chiaramente erano anni in cui avevamo anche un palmarès. Prima parlavamo di Bugs, io questa era la nona gara da professionista che vincevo, avevo vinto alla Tirreno, avevo un pregresso, avevo un percorso da professionista discreto, buono, dai. Ecco, Danilo in parte a me,
che era forse più contento di me, perché poi Danilo è un generoso, cioè dal momento che lui comunque le sue vittorie sono Liegi, Amstel, Freccia, Giro d'Italia, quindi vedermi vincere in una gara di un giorno era sicuramente più contento di me. Eh sì, complimenti soprattutto a Maurizio, non a te perché te l'abbiamo già fatti, complimenti per il Matteotti 2005, a Maurizio Daqui che ha avuto la scaltrezza più che la prontezza di capire e non farsi cogliere in fallo. Che ti ricordi di quel giorno? Oggi, che ma cosa tutto, ti rimane? Tutto, io ricordo tantissimo. Ricordo che era il 3 luglio, quindi in piena estate, quindi il caldo, e io il caldo come atleta lo soffrivo, ma venivo da una buona stagione e mi ricordo ogni passaggio, il tifo, il 53 pieno, non ho mai tolto il 53, ho fatto tutto il Matteotti con un rapper, per chi non è appassionato di ciclismo e che segue la trasmissione, per dire che è un rapporto duro, pieno, importante, ero galvanizzato e quindi... Senti Ruggero, prima hai nominato e hai fatto bene perché mi hai dato un grande assist, anche perché eri presente, te non solo, anche Danilo, la mattina del Matteotti, vediamo alcune foto, ringrazio Giuliano Sarinieri che le ha realizzate, sono molto molto belle. Fabio Tabor. Il primo memorial dedicato a Fabio Tabor, di cui insomma qualche giorno prima era caduto il secondo anniversario della scomparsa, e è stata una mattinata comunque bella, emozionante, che ha messo insieme corridori, ex corridori, chi va in bicicletta anche solo per eccovi qua, chi per una mattinata voleva fare una sgambata ricordando un atleta che non c'è più. Ma Fabio, guarda, lo ricordo con piacere perché lui era ancora dilettante e a cavallo del 2005-2006 lo portai con me in Messico. Oggi si parla di altura e vi assicuro che io e Danilo facevamo altura già dagli anni 2000-2001-2002 per un decennio, in inverno in Messico a Toluca e in estate a Livigno e anche a Campo Imperatore. Un anno portai Fabio con me a Toluca e quindi intensificai il rapporto con lui, ed era proprio un bravo ragazzo che voleva arrivare, aveva in mente l'obiettivo a tutti i costi, quindi era forte di testa, era forte fisicamente, e poi fece una bella stagione da dilettante, passo professionista con Scarponi, con Michele Alandroni, fece un anno lì, ebbe purtroppo in quel passaggio una perdita importante familiare, Chiara Taborre, quindi saluto la mamma Silvana, e quindi non ti dico, difficoltà nell'accettare e nell'andare avanti. Fabio entra nel mondo dei professionisti, ha il suo carattere, è un carattere forte, è un abruzzese, ha avuto un'esperienza negativa familiare, ma bene o male si riesce a integrare, poi passa l'acqua e sapone, l'ho avuto in camera con me un Giro d'Italia, 21 giorni in camera insieme. Mi prendeva in giro perché passavo il filo interdentale, diceva quando si diventa vecchi poi si passa il filo interdentale ogni sera, andavamo a dormire presto, si incazzava perché io volevo dormire presto, quando si diventa vecchi. Rischio però di vincere anche un Matteotti, arrivo terzo. No, rischio di vincere una tappa, il Giro d'Italia, la tappa di Bergamo, fece poi sesto, settimo, era incazzatissimo, si può dire in televisione, non so, era arrabbiato dopo la tappa, perché quella tappa del Giro d'Italia che si arrivava a Bergamo se l'è giocata, quindi per far capire le qualità del ragazzo, vinse anche qualche gara di un giorno da professionista, quindi anche un ottimo atleta. Sì. Grazie per questo ricordo Ruggero, queste sono ancora altre foto.
Maurizio dalla regia mi scrive che dice: andiamo in pubblicità o facciamo direttamente la settimana prossima? No, facciamo questa settimana pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Metteresti la tua sicurezza in secondo piano? La affideresti nelle mani di dilettanti? Con Feder Servizi Sicurezza, metti te stesso e la tua azienda nelle mani di professionisti del settore della security. E quando ti accorgerai di non avere pensieri, capirai di sentirti sicuro. Feder Servizi Sicurezza offre addetti ai servizi di controllo, antincendio e gestione emergenze, portierato e reception, hostess e steward per eventi e congressi, consulenze e sicurezza per grandi eventi, stewarding per eventi sportivi. Feder Servizi Sicurezza, Via Matrino 1, Città Sant'Angelo, Pescara. Feder, la nuova generazione della sicurezza. www.federsrl.com. info@federsrl.com. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme con velo numero 30. Allora, adesso Riccardo, vengo da te perché a proposito di attualità, in Olanda si stanno correndo gli europei di ciclismo. Ora, prima di entrare nel merito della nostra formazione della squadra italiana che ha Ganna come leader, innanzitutto andiamo un po' sulla cronometro. Perché oggi due belle soddisfazioni, medaglia d'oro e d'argento per l'Italia. C'è stata la cronometro, ha vinto Joshua Tarling, che avevamo visto già in grandissimo spolvero alla crono mondiale,
e alla crono europea ha fatto veramente un capolavoro. Se vedete anche gli intertempi con cui passa, soprattutto guardate la media con cui passa all'intertempo, fateci caso, tanto qui ancora sms sulle immagini di Ruggero vittorioso al Matteotti del 2005. La cronometro vinta appunto da Joshua Tarling, terzo posto per l'inquadrato Wout van Aert, che quest'anno proprio niente, non la vede mai, ma soprattutto, Riccardo, c'è stata, diciamo, discussione su Kung, sull'incidente al corridore svizzero, e sul fatto che lui poi abbia continuato. Guardate quando passa Tarling, guardate la media, no, togliamo un attimo l'SMS, scusami Maurizio, 65 di media, sta andando a 60, oltre 60 km orari, poi vincerà. Ecco, questo è l'incidente a Kung, poi riprenderà, le immagini sono un po' splatter, casco spaccato, insanguinato, e molti hanno detto: ma come è possibile che nessuno abbia fermato questo ragazzo che poi ha continuato, ma si vedeva che era in difficoltà e in condizione oggettivamente precaria. Qui ci scrivo: da medico con casco distrutto dopo la caduta di Kung, andava fermato e portato subito al pronto soccorso, bene Riccardo, ti dicono in telecronaca che ha subito evidenziato questo problema. Ma come mai nessuno ha fermato Kung? Come mai non te lo so dire, però era sicuramente da fermare. Io mi ha fatto impressione perché l'ho richiamato, è andato, l'ho visto che stava andando verso la transenna, lui era impegnato, c'è da dire che c'era anche molto vento laterale e probabilmente con le ruote lenticolari e con l'alto profilo magari poi lui cercava di prendere la curva a sinistra, ma qui è stato clamoroso perché proprio non si è reso conto, ha picchiato una lecca clamorosa proprio, invece di fare la curva, poi l'ha schivata all'ultimo momento, ha alzato la testa, ma è stato veramente impressionante. E soprattutto poi io non pensavo di vederla all'arrivo, poi hanno fatto vedere questa inquadratura, con il casco rotto, lo zigomo, poi abbiamo scoperto che c'è una frattura allo zigomo e alle mani. Noi abbiamo una chat interna di Eurosport che ci avevano mandato le condizioni, cioè rassicurandoci che comunque non erano gravi, però già quando è arrivata al traguardo il medico di gara gli stava facendo delle pratiche per vedere appunto i riflessi, e non mi sembrava molto, molto ben messo, quindi ho voluto sottolineare che poi in verità è stato Feltrin che mi ha mandato un messaggio e io l'ho detto subito perché ero d'accordo, quindi non è che si può vedere quelle cose lì, cioè quel caso lì bisognava fermarlo subito, tanto di là del fatto del piazzamento, poi è arrivato undicesimo fra le altre cose, no? Ma stava lottando per la medaglia. Ma quella cosa non è stata bella. Ma fra le altre cose, prima insomma, è stato un bel racconto quello di Ruggero che si è emozionato a Matteotti. Mi sono emozionato anch'io perché erano strade. Io Matteotti almeno 7-8 volte l'ho fatto. Non mi sembra averlo finito un paio di volte solo, ma non sono proprio sicuro, perché era duro quando lo facevamo anche come voi in estate piena, era un caldo pazzesco, poi si partiva, non avevamo le macchine con l'aria condizionata, si faceva 5 ore di macchina con i vetri aperti, cioè era veramente una sofferenza venire a fare il Matteotti, ma non per il sofferenza, perché era duro. E quindi mi sono emozionato anch'io. E tu hai detto 53 e Tarling aveva il 66 ieri davanti. Cioè il 66, ti rendi conto? 13 denti più di quello che avevi su Matteotti.
se si fa il conto che ogni tre davanti è uno di dietro, Luciano, te che sei esperto di questi calcoli. C'hai il 53-8. Sì, 53-8, bravo. Esatto. Certamente quindi... sulla prova di questo ragazzo che l'anno scorso era juniores, mi sembra, quindi... 19 anni. Quindi... Ma come si fa un ragazzo di 19 anni a spingere certi rapporti? È veramente mostruoso e la qualità e il talento... L'aveva provato Luciano, perché lui aveva già fatto una prova. Allora, quando io ho visto il padellone a un certo punto inquadrato, perché noi ieri effettivamente non avevamo, nemmeno oggi, non avevamo notizie sui rapporti, sai che magari tanti spettatori, tanti ciclamatori ci tengono a sapere i rapporti usati da questi ragazzi. Ormai si sa che a una prassi minimo si parte con un 58, ora addirittura le pedivelle le hanno accorciate, non hanno più la pedivella lunga, no? Per esempio uno come Kung, inquadrato così, avrebbe un 175, no? Ora sto andando un po' nel tecnico, sì, e magari la gente a casa non capisce bene, comunque è una leva più lunga, ora invece si predilige una leva più corta, addirittura hanno ripristinato il 170, per dire. Però queste padelle grosse, questi rapportoni, si parte minimo io da 58, dipende poi chiaramente dal percorso. Questo era un percorso completamente pianeggiante, giusto proprio per i cronomen, senza neanche particolari problemi di curve, e quindi forse anche per questo che non hanno previsto un'automulanza al seguito, per rispondere alla tua domanda, e perché non hanno fermato Kung, perché pericoli non ce n'erano. Poi al limite, se casca uno, casca su una curva, fa una scivolata, però ecco, diciamo, sì, che non era un percorso pericoloso e doveva prevedere una certa attenzione sulla sicurezza, però fatto rimane che lui doveva essere fermato, perlomeno portato in ammiraglia sul traguardo, a parte che erano arrivati, c'erano vicini, insomma. E quindi Tarling un 66, è vero che usano, per dire, un 66-15, un 66-14 probabilmente, perché la catena sta più dritta, però questo è un fenomeno e bisognerà fare attenzione, noi no, ma sia Ganna che Evenepoel dovranno fare i conti con questo ragazzo, perché è veramente uno baciato dal Signore, perché è dotato. Voi sapete, abbiamo fatto corridori tutti insieme, no? Pur avendo, cioè tutti insieme no, ma io e Luciano sì, Ruggero è arrivato dopo, però corridori siamo stati. E quando noi facemmo quelle preparazioni, perché noi siamo stati un po' antesignani sulle preparazioni, sulla nuova metodologia della preparazione dell'allenamento, facevamo i test in pista. E io l'ultimo test che feci a Varese, da Ferretto Ferretti, Luciano, ti ricordi? Sì. Feci 47,8 di velocità, perché ci misuravamo anche la soglia, no? Quindi io avevo in soglia 47,8, che vuol dire che io a 47,8, secondo la teoria, non accumulavo l'acido lattico, quindi io potevo andare a 47 all'ora, io andavo via. E qualcuno mi disse: ah, però, cioè, mi ricordo se Ferretto dice, hai la stessa velocità di soglia che aveva Moser prima del record dell'ora. Sì, ma il problema è che lui era adatto per fare quella cosa lì. Io a cronometro non andavo, come non andava neanche Luciano, perché credo che per andare a cronometro ci vuole una predisposizione. E Tarling è predisposto e dovremo fare conti anche, cioè conti, dovranno fare conti anche con lui i grandi del cronometro, come Evenepoel e come Ganna. Lui ha fatto terzo quest'anno al mondiale, però è giovane, e quindi questo sarà un castigamatti a cronometro, questo sicuro. Poi vedremo quello che potrà diventare, perché per ora a cronometro, poi dobbiamo vedere quello che potrà diventare. Oh,
È arrivato un messaggio, poi lo leggiamo, giuro che lo leggo perché aprirà sicuramente un mondo. Però sulla prova di domenica, Riccardo, anche il fatto che Filippo Ganna abbia rinunciato alla cronometro è insomma il segnale del fatto che è il leader designato per la prova di domenica. Per la prova su strada esce da una vuelta in cui è andato, anche secondo le parole di Daniele Bennati, in crescendo. Quante ragionevolmente, quante possibilità ha Ganna? Ma io mi auguro che vinca, ma io ne do poche di possibilità. Non voglio smontare nessuno, ma è un percorso molto esigente, un percorso molto tecnico, un arrivo su uno strappo, e credo che sia invece molto adatto a Van Aert, che comunque dicono che non sta bene. Però uno che non sta bene arriva terzo a cronometro, io non ci credo. Io penso che invece per la prova su strada sarà il protagonista principale. Il problema è che nella squadra belga ci sono delle individualità da sempre, quindi bisognerà vedere come si muovono loro, perché anche questo è un altro tema. Però io su Filippo me lo auguro, io sono il primo tifoso di Filippo. Però ecco, tutta questa pressione, tutta questa responsabilità su Filippo Ganna a me mi sembra un po' esagerata, ecco, questo lo devo dire. Luciano, per te? No, io per me dico che ha fatto benissimo Daniele Bennati, il commissario tecnico, a responsabilizzare molto Filippo Ganna in questa prova, perché il percorso è esigente, come dice Riccardo, però è un percorso che si addice un po' alle caratteristiche di Filippo, anche se questo arrivo su questo strappo diventa un po' complicato. Però effettivamente dico, ha fatto bene, perché gli ha responsabilizzato. Ci devi far capire chi sei, gli avrà detto, no, questa è la tua prova, dacci la dimostrazione del tuo talento, hai la possibilità di farlo. Quindi io penso che farà una grande prova, perché viene fuori dalla Vuelta, i corridori che vengono fuori dalla Vuelta delle chance in più rispetto ai corridori che non sono andati alla Vuelta. Per esempio Van Aert è un grande corridore, talentuoso sì, però non avendo la fatica delle giornate della Vuelta probabilmente non potrebbe essere super brillante. Poi noi abbiamo in squadra una garanzia, Matteo Trentin secondo me potrebbe essere sempre il corridore che può portare a casa un bel risultato. E poi abbiamo dalla nostra parte che agli europei abbiamo sempre fatto bene. Molto bene. Molto bene, e l'abbiamo vinto nelle ultime stagioni, quindi la prova europea ci porta sempre un po' bene. E quindi è capire, poi le corse sappiamo tutti come vanno, con un po' di fortuna possiamo veramente far bene. Però mi incuriosisce molto la prova di Filippo domenica prossima, perché questo ragazzo va responsabilizzato, e va responsabilizzato non solo nelle prove a cronometro, ma soprattutto nelle prove su strada, perché se tu hai talento lo devi tirar fuori. Assolutamente. Su questo siamo d'accordo sull'ultima frase. Vorrei ricordare a Luciano però che ultimamente non è tanto in forma sui pronostici. No, siete quest'anno, diciamo che siete andati maluccio. Scatenare l'inferno? No, io volevo ricordare a lui che ha detto che Evenepoel faceva fuoco e fiamme. Era il tuo favorito, era anche il tuo favorito. Sì, però io non ero proprio convinto come te. Sì, però dopo avevi detto c'è la UAE con Soler è andato veramente molto. No, in realtà non ha detto così, ha detto domani Soler prende la maglia rossa. Posso scatenare l'inferno? Allora,
ci hanno scritto, grazie a chi ci sta scrivendo, scusate se non riusciamo a leggerli tutti, ma siete veramente tanti, ci hanno scritto un telespettatore a casa e ha detto guardate che io avevo già scritto che Kuss poteva vincere, al di là dei pronostici di tanti, e alla fine vedete che ce l'ha fatta. E un altro che io ringrazio perché... ecco, un paio di settimane fa scrisse che Kuss poteva farci e che meritava una chance e riconoscenza da parte dei suoi capitani, infatti è andata così, al contrario dei pronostici. Poi ne è arrivato un altro, e allora tra i due galli vengo da te. Ci hanno scritto, far vincere una corsa come la Vuelta a un gregario, ecco qua, Vuelta, due campioni che fanno vincere un loro gregario e il trionfo dell'anticiclismo e antisportivo e antieducativo. Ruggero. Ma io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché sì, è vero, una Vuelta partita con questa Jumbo con i due capitani, Vingegaard e Roglic. Tra l'altro Roglic vincitore di un Giro d'Italia e Vingegaard vincitore del Tour, ma Kuss molto probabilmente convocato come spalla, puoi dire gregario, che comunque Kuss ha fatto 14esimo al Giro, 12esimo al Tour, se lo vogliamo definire è un super gregario. Ma poi riguardando la Vuelta in chiaro, nel senso a bocce ferme, che dire, è andato forte. Sì, sì. Cioè secondo me è andato forte. Però c'è stato... Secondo me è andato forte. L'ha vinto la Vuelta, non è che gli ha regalato qualcuno. Poi guarda, analizziamola. Sesta tappa è andata in fuga. Ok, 40 corridori, 4 della Jumbo, ai 2-3 dall'arrivo parte Kuss, dietro partono Roglic e Vingegaard e arriva con 2 minuti e mezzo. A cronometro della decima tappa vince Super Ganna, quindi un tricolore batte una maglia iridata, Roglic arriva a 36 secondi, quindi benissimo, ma Vingegaard arriva con lo stesso tempo di Kuss. Nelle tappe successive, tendenzialmente, sì, molto probabilmente... Diciamo che... Non è stato un bel vedere. Non è stato un bel vedere. C'è stata fino ad un certo punto che eravamo quasi a Madrid. Guarda, altrimenti sarebbe successo l'inferno. Secondo me il primo spartiacque è stata la crono e ha dimostrato di tenere botta, di avere forza. Il secondo spartiacque potrebbe essere sicuramente il Tourmalet, ma lì, anche lì, l'ultimo Tourmalet mordeva il freno Kuss, partiva, lo fermavano, riandava a ruota e quando ha avuto via libera l'ultimo chilometro e mezzo ha fatto gli ultimi 2 chilometri, l'ultimo chilometro e mezzo più forte di Vingegaard che era davanti, è arrivato con Roglic. Dici... Dov'è, ti ripeto, è stato molto bene dall'esterno in televisione vedere questi tre corridori della stessa squadra, scatta lui, non lo vado a prendere io, di qua e di là, magari bellissimo forse non è stato. È venuto a mancare una figura molto importante a un certo punto al Tourmalet, Remco ha preso 27 minuti, Soler salta, perché fino a che c'era Remco e c'era Soler, c'era comunque qualcun altro lì, era una corsa più regolare. Okay. Ma di fatto Kuss, io l'unica volta che l'ho visto staccarsi dai due, da Vingegaard e da... è stata la tappa dell'Angiru. Ma anche lì, non dico salvato, dico stimolato da Landa, ha perso 30 secondi. Okay. Cioè ragazzi, è andato forte, Kuss è andato forte. Poi, vogliamo dire la Jumbo come team, allora, come sponsor ha vinto perché ha portato all'altare tre corridori diversi al Giro, al Tour e alla Vuelta? Sì.
Vogliamo dire che un americano è tornato in auge ed erano 10 anni che non si vedeva un americano al primo gradino della Vuelta? Sì. Vogliamo dire che è un record? Va bene. E vogliamo dire che non si è mai visto una squadra con i primi tre nella classifica generale? È vero. Forse nel 1900 c'era stata una situazione del genere. Ma parliamo di un altro sport. Ma nel 66, ora non è andato troppo. 1966. Ma se concordi con me, a parte il 53 lì era il Matteotti, però 3500 metri slivelli. Io non lo prendo neanche. Il cronometro è un'altra cosa, Ma io non lo prendo nemmeno in considerazione. Se concordi con me, nel 1900 era un altro sport. Ok, però quindi per te non è stato antisportivo, antieducativo, No. Sentiamo Riccardo e poi Luciano. Non è stato antisportivo perché prima di tutto sono tre compagni di squadra e fra compagni di squadra hanno dimostrato di avere un grande senso di affiatamento, perché da che mondo è mondo è un compagno di squadra, non, cioè se c'ha la maglia perché lo devo attaccare proprio io, anche se devo dire che qualcosa hanno sbagliato anche loro, ma tutto è dipeso da Piccoletto. Perché lui ha fatto tutto il riassunto della tappa, cioè, ma quando mai io devo perdere la maglia? Ma dimmi perché io devo lasciare la maglia che ho indosso? Perché? Io l'avevo criticato già al Giro d'Italia quando faceva quei discorsi lì, l'ho ricriticato ancora alla Vuelta e ha fatto sì del patatrac, perché probabilmente la Jumbo-Visma ha gestito i tre in maniera anche esemplare da ultimo, perché non era mica scontato che Kuss fosse della partita, quindi loro avevano due capitani, Vingegaard e Roglic, probabilmente Roglic un po' di più rispetto a Vingegaard, e poi si sono ritrovati a difendere una maglia del gregario principale di loro due, quindi sono stati bravi, ma questo è dovuto al fatto della perdita della maglia di Evenepoel, che chiaramente dopo la ghiacciata mia e di Luciano Rabottini, cioè noi bisogna stare zitti, non si deve fare. Sì, e voi gli anni pari andate bene, gli anni dispari dovete stare. Noi l'abbiamo ghiacciato, praticamente, noi abbiamo ghiacciato, la colpa è mia e di Luciano. Non avete seccato proprio. L'abbiamo seccato, l'abbiamo bruciato lì, ghiacciato, fondamentalmente la cosa che mi dispiace e che ancora, perché Luciano è un filosofo e vuol vedere Ganna, che fa bene, si Ganna a vedere quello che può fare, perché comunque ha fatto 10 secondi posti, ha fatto le volate dove non c'era nessuno alla Vuelta e comunque ha fatto bene a fare le volate, perché comunque acquisisce anche un occhio in più e quindi gli farà bene per il futuro. Ma il vero problema è che noi ancora, Evenepoel, non abbiamo capito dove è la sua resistenza sulle grandi salite, e questo è il vero problema, il dramma. Poi vincerà in Lombardia oppure vincerà altre classiche, per carità, non si discute Evenepoel, Evenepoel è un fuori classe per come ha corso e come è andato forte anche alla Vuelta. Nonostante quel signore lì che ha detto è uno scandalo di Kuss, sarà uno di quelli che ha detto quando vinceva Evenepoel che lo lasciavano andare. È normale che lo lasciavano andare perché non faceva paura in classifica, ma poi lui ha fatto dei numeri per fare quello che ha fatto. Cioè, perché qui bisogna anche mettere puntini su lei, e tante volte uno parla perché, cioè, gli sta antipatico perché lui è un personaggio un po' scomodo, diciamo così. Cioè, non direi che proprio non è per niente scomodo, è un ragazzo che fa della beneficenza, è un ragazzo che ha avuto la sensibilità anche nei confronti delle vittime del terremoto del Marocco, è un ragazzo aperto, un ragazzo intelligente, quindi poi in corsa ha degli atteggiamenti ignoranti, ma un campione deve essere così, secondo me. Quindi il discorso di Kuss, è giusto che abbia vinto Kuss, non voglio andare oltre, ma è giusto che abbia vinto Kuss, perché certo, in una squadra quando c'è la maglia va portata al traguardo. Prima di andare da Luciano vi faccio vedere delle foto, perché l'avete viste nella macchia fotografica, ci sono anche foto un po' datate che io ho preso dal profilo ufficiale della Jumbo-Visma e ve le facciamo vedere, perché ha fatto innanzitutto vi faccio vedere il post, il tweet anzi,
adesso non si chiama più Twitter. Allora, queste foto che tra un po' vedrete, in tutte le foto, in tutte le foto, in tutte queste vittorie, Vuelta 2019, Vuelta 2020, Vuelta 2021, Tour de France 2022, Giro d'Italia 2023, Tour de France 2023, Kuss. Nella foto di gruppo c'è sempre Sepp Kuss, e infatti poi Team Jumbo-Visma risponde a se stesso e dice: attenzione, scusate, aggiungete la Vuelta di Spagna 2023 a questa lista, perché sotto alla lista c'è scritto la chiave è Sepp Kuss, che è sempre parte di questo team in tutte le vittorie Jumbo-Visma. Luciano. Ma io non sono assolutamente d'accordo sul telespettatore quando dice che Kuss non meritava questa vittoria. Io dico una cosa, che Kuss ha vinto la Vuelta non perché ha sfruttato la fuga dei 40 famosi corridori, perché gli altri 39 corridori che fine hanno fatto? Che erano anche in classifica, tra l'altro. Che erano in classifica, sono scomparsi tutti quelli. Perché in quella fuga 39, capito? Quindi io ritengo che non far vincere, perché anzi ragiono in una maniera diversa io. Kuss ha fatto vincere poi le tappe a Vingegaard e a Roglic, perché lui ha favorito la vittoria poi dei suoi compagni di squadra, anche perché l'accordo finale di far vincere Kuss era stato preso negli ultimi dieci, nelle ultime 10 tappe, quindi questa storia diciamo che la Jumbo ha creato suspense giorno per giorno, però secondo me gli accordi ne erano chiari, netti: doveva vincere Kuss perché Kuss era il corridore più forte che c'è stato alla Vuelta, basta. Dopo aver aiutato Roglic, dopo aver aiutato Vingegaard, non in questa stagione ma negli anni, e quel poster ce l'ha detto. Quindi e questa è una storia molto educativa, vorrei dire al nostro telespettatore, perché queste storie qui vanno raccontate ai ragazzini se tu vuoi imparare il ciclismo, perché ai ragazzini non bisogna imparargli solo ad andare in bicicletta, a spingere il rapporto, quando arriva la salita metti il rapporto più alto, no, vanno raccontate anche queste belle storie, perché il ciclismo poi non è uno sport, è uno sport collettivo. Il Evenepoel, Riccardo, come dici tu, che lascia la squadra, che vuole lasciare la maglia, secondo me c'è anche un ragionamento saggio da parte del corridore. Come fai a controllare una grande corsa a tappe se non hai un collettivo dietro che te lo può permettere? Quindi alla fine, quando io dissi: io mi auguro che lo possa vincere Evenepoel questa Vuelta, però se si accorge che non può farlo, come probabilmente si è accorto, deciderà lui chi lo vince. E ha fatto vincere Kuss, ma Kuss l'ha fatto vincere Evenepoel, perché lui ha deciso che la Vuelta doveva vincerla Kuss, e non magari Vingegaard o altri, capito? Così i miei ragionamenti, questa è la mia filosofia di fantascienza, però c'è un po' di logica in questi ragionamenti, Riccardo. Poca. Allora, io posso dire la mia. Io penso, visto che abbiamo visto quelle foto molto belle, io penso che comunque tutto sia anche oggi nel mondo della comunicazione strumentale a mettere i tre con tutte e tre le maglie, perché comunque dà il senso di qualcosa di storico. Scusami Riccardo, ti ho interrotto, vai. No, beh, certamente è stata una cosa storica. Se si pensa che i primi tre in classifica erano i corridori della CAS, erano forse 80-90 corridori a partire in quella Vuelta, si parla di un altro ciclismo, di un'altra dimensione, di altra storia. La CAS era la più forte squadra che c'era in Spagna, intanto qui un'altra volata persa da parte di Pippo Ganna, ma perso da quello che era più forte di tutti in questa manifestazione. Però Kuss ha fatto, non gli è stato regalato assolutamente niente, anzi semmai gliel'avevano quasi tentato di toglierlo, perché ora va bene tutto, però
era arrivato a avere 8 secondi e lascia fare poi dopo che dopo ha smesso di pedalare sull'ultima salita, quella rimonsalita, e ha ripreso un po' di vantaggio, però è arrivato a 8 secondi. Sinceramente lì ancora non si riusciva a capire bene se questi volevano bene a Kuss o no, però evidentemente loro lo sapevano e sapevano dove poter spingere o meno. Ma Kuss è andato forte quanto Vingegaard, e quanto, anzi è andato più forte perché è andato più forte. Quindi sono d'accordo con te, il telespettatore giustamente ora non scriverà più, ma lo avete seccato, abbiamo, tre contro abbiamo uno, abbiamo seccato, però evidentemente, ma sai, c'è anche da dire questo, che dalla televisione o quello che fa vedere la televisione, molte volte è giusto che ognuno la pensi un po' come gli pare, no? Perché non è che devono stare a sentire quello che dico io o quello che dice Luciano o quello che dice Ruggero. Noi abbiamo fatto corridori, qualcosa del gruppo sappiamo, poi si può essere in disaccordo o in accordo su alcune logiche di tappa. Secondo me quello che dice Luciano è vero, quello di lasciare la maglia, però in quel caso lì ha sbagliato, perché ma guarda, ti dico, Luca Gregorio, che piano piano comincia a capire qualcosa di ciclismo, stando con me naturalmente, perché se stava con certo. Te, non so se l'avrebbe percepite le cose. Questo poi la clippiamo, questo certo. Passaggio, poi lo però, clippiamo però, e lo inviamo, gli mandiamo un saluto. Quel giorno lì Luca, nella fattispecie dei 40 che erano andati in fuga, e poi dopo il risultato, quando vinse Kuss, prese questo vantaggio di 2 minuti e 40, lui disse subito, però, cioè, e quando gliele ripiglia? Perché ancora Evenepoel era per noi uno che poteva vincere la Vuelta, no? E cioè lui disse, quando gliele riprende 2 minuti e 40? Accuso, quando gliele possono riprendere? Intanto si era pensato a Evenepoel, però c'era anche Roglic e Vingegaard, ma Roglic e Vingegaard, per la logica della squadra, non potevano andare a cercare di recuperare quel vantaggio che aveva Kuss, perché sennò si perde tutto il senso della squadra, no? Quindi certo. Lì dice bene, dice, ora lui l'ha enfatizzata, però Evenepoel ha deciso chi doveva essere il vincitore. Lui magari pensava che fosse un altro, però Kuss, per me è stato un errore mandarlo via con quel vantaggio. In più erano, giustamente ricordava Ruggero, erano quattro corridori, c'era Tratnik, Van Barle e Attila Walter, che tiravano come dei cavalli imbizzarriti, e Kuss quel giorno lì era come se fosse in gruppo, perché con 40 corridori si sta in gruppo, non ha fatto minimamente niente prima della salita. È chiaro, poi stato... Io devo andare in pubblicità, certo, detto da chi ha insultato, cioè se l'è presa con Van Aert per quella Gand Wevelgem questa sera, io ti aspettavo qui a questo ragionamento, hai fatto una testa così a Van Aert e invece stasera va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Vedi, hai capito no non c'è. Maurizio, metti il muto, non può replicare. Fatemi salutare Marco Capoferri, che è in collegamento. Ciao Marco. Sei muto te, però. Eccoti. Eccomi, buonasera a tutti. Ciao Marco, buonasera. Aspettaci lì. Ci fermiamo per la pubblicità. Arriviamo tra poco con la nuova eroica del Gran Sasso.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe.
occhiali. Ciclo computer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera, sono tanti i messaggi che stanno arrivando, io ringrazio personalmente a nome insomma anche degli ospiti, la signora Silvana che ci ha scritto sotto la nostra diretta Facebook, la mamma di Fabio Taborre che ci ha scritto grazie mille per il ricordo di Fabio, noi la salutiamo davvero, davvero caramente, un onore essere stroncati da voi due, ci scrive il nostro telespettatore che evidentemente era quello di cui sopra, uno ti ha fatto i complimenti per la camicia. Che è effettivamente piace, bella, eh? Mi sì, piace. È bella, molto molto bella. Marco, vengo da te perché domenica c'è la nuova eroica del Gran Sasso che avete presentato questa mattina all'Aquila e che ci sarà proprio domenica. Ce la vuoi un po' raccontare? Ecco, queste sono le immagini della presentazione. C'è anche il dottor Giancarlo Brocci che sarà con noi giovedì prossimo perché stava rientrando a Gaiole, ha detto che aveva qualche problema a collegarsi e quindi sarà con noi settimana prossima. Che ci dobbiamo aspettare? Vabbè, sappiamo di che tipo di manifestazione si tratta, una manifestazione molto bella, particolare, che oramai ha preso il cuore di tanti appassionati di ciclismo e anche di chi al ciclismo non si era mai affacciato, che però si vuole cimentare. Sì, stamattina c'è stata questa bellissima presentazione in regione.
c'è tanto calore intorno all'evento e niente, qui a Castel del Monte sono già arrivati i primi eroici. Sono già, li vediamo pedalare per le strade, per noi ovviamente è motivo di grande gioia. Io ci tengo a sottolineare che la manifestazione sta crescendo e sta crescendo bene. Il Gran Sasso è apprezzato tantissimo, è meta ormai dei cicloturisti grazie anche a una straordinaria promozione che la regione ha fatto attraverso la partenza del Giro d'Italia, insomma le varie tappe che ci sono state. Ma io ripeto, il mio entusiasmo si sofferma sul vedere delle presenze molto interessanti. Quest'anno Novero il Gran Sasso vede la rappresentanza di 13 paesi, abbiamo atleti che sono venuti dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Canada, Costa Rica, leggo qui e insomma l'elenco degli iscritti, oltre a Spagna, Germania, Slovenia. Abbiamo addirittura un ragazzo che proviene dall'Iran, quindi questa cosa ci colpisce in una maniera veramente positiva. Ecco, una bellissima promozione per il territorio, una bellissima occasione per far conoscere l'Abruzzo in generale e una grande occasione per gli operatori turistici che hanno l'occasione di vivere, di prolungare la stagione che mi dicono qui è stata di grandissimo successo. Insomma, il Gran Sasso è stato apprezzato da tantissimi turisti di ogni genere e con il finale di stagione, ecco adesso che anche i cicloturisti vengono a pedalare in questo posto da sogno, dai, ce lo dobbiamo dire, da abruzzesi siamo orgogliosi di avere un territorio così bello. Ce lo dicono gli altri, noi siamo fieri, ecco, siamo fieri e cerchiamo di offrire una manifestazione di alto livello. Eh sì, intanto vediamo queste immagini molto suggestive, belle, vabbè, tu l'hai già detto, io lo ripeto, guardate le immagini e capite un po' i posti che abbiamo la fortuna di avere qui vicino. A proposito di percorsi, ci dai qualche news in più su quello che dovranno affrontare coloro che parteciperanno alla Nova Eroica del Gran Sasso? Abbiamo quattro percorsi, diciamo, per ogni tipo di gamba, ecco, se possiamo dirla così. C'è il 46 km, che è un percorso adatto a tutti, è prevalentemente su strada asfaltata, con alcuni tratti molto, molto semplici di strada bianca, fino al percorso da 137 km, che è un percorso, come si dice, molto hard per chi si vuole misurare in tracciati impegnativi, presenta un bel dislivello e quant'altro. Poi abbiamo due percorsi medi, uno riservato alle bici da strada, perché abbiamo avuto tantissime richieste di chi non ha la bici gravel, perché dobbiamo dire che geograficamente ci troviamo in un territorio dove la gravel ancora non è moda, ecco, per intenderci. E poi c'è un percorso, diciamo, medio di 80 km, dove sono presenti numerosi tratti di strada bianca, e da quest'anno abbiamo deciso di accogliere anche le persone che hanno una mountain bike. Ripeto, mi collego al fatto che la gravel è esplosa in America una decina d'anni fa, poi ha avuto un forte appeal nel nord Europa, nord Italia. Qui siamo ancora in una fase prematura, però noi siamo i pionieri di questa nuova bici, che è una bici che dà notevole soddisfazione su questo tipo di terreno. Insomma, abbiamo asfalto, abbiamo grandissimi tratti, lunghi tratti di strada bianca, e quindi c'è da divertirsi principalmente. Poi noi offriamo il famoso spirito e stile eroico, dove è bello pedalare in compagnia, ma soprattutto è bello ritrovarsi anche intorno agli arrosticini, a un bel bicchiere di vino, a tanta musica e gioia. Insomma, questo è portare qui lo spirito eroico, è qualcosa di straordinario. L'Abruzzo in generale, il Gran Sasso, è considerata, dalle parole anche di Giancarlo Brocci, una terra eroica. È vero. Sì, Marco, il bello di questa manifestazione soprattutto è che possono partecipare tutti con qualsiasi tipo di bicicletta. Voi proponete il gravel, però chi non ha una bicicletta gravel può partecipare sia con una mountain bike che con una bici da corsa, con qualsiasi tipo di mezzo, insomma, ecco, vero?
Sì, decisamente sì. Quest'anno abbiamo aperto, oltre, come dicevo prima, alle mountain bike e alle bici da strada, riservando appunto alle bici da strada un percorso tutto asfalto, e riserviamo lo stesso uno spazio a chi ha una e-bike. Sappiamo benissimo che il mondo delle bike è in continua evoluzione. Abbiamo, naturalmente, chi non è allenato può misurarsi lo stesso in percorsi un po' più ardui con e-bike, certo. L'obiettivo è quello di portare tutti a pedalare su uno scenario come il nostro. Ecco. L'anno scorso eravate riusciti a portare anche il presidente della regione, Marco Marsiglio. Quest'anno sarà iscritto? Decisamente sì, lui è un abituè, si sta preparando per il percorso corto, ancora detto, quest'anno non si vuole sbilanciare, quindi preferisce pedalare sul sicuro. Farà il 46 km, che comunque vedrà un tracciato che toccherà la piana di Campo Imperatore, e abbiamo riservato per tutti i ciclisti una serie di ristori, 3 per l'esattezza, dove potranno degustare tutti i prodotti del territorio, i famosi prodotti a chilometro zero, insomma. E poi ci sarà il ristoro dedicato agli arrosticini, ci sarà un bel ristoro nella zona dove hanno girato il film di Trinità con Bud Spencer e Terence Hill. Faremo una vera e propria fagiolata all'insegna, insomma, di fagioli, gotiche e salsicce. Un chiaio rigorosamente di legno? mi pare giusto. Senti Marco, per chiudere, ci dai un po' gli orari, le coordinate un po' della nuova eroica del per chi si volesse iscrivere, per chi si vuole iscrivere, ovviamente, tanto tra un po' Maurizio scrive anche me, vedrai. Alle 8 di domenica partiamo, quindi la partenza è fissata alle ore 8, e poi sul percorso ci saranno le indicazioni con i vari percorsi scelti, appunto, dal più facile a quello un po' più arduo. E niente, questo è quanto. Il sabato ci sarà il villaggio Eroica, dove saranno presenti stand di espositori del territorio, principalmente prodotti locali. Ci sarà la musica, perché, ripeto, lo stile Eroica è quello di divertirsi, di stare in bella compagnia e di bersi un buon bicchiere di vino e degustare i prodotti. Eh sì, Maurizio mi stava iscrivendo ma non si ricorda il giorno della mia nascita, e quindi per fortuna si è fermato a nome, cognome e indicazione del sesso. Prima mi è venuto un attimo da sorridere, lo sai perché? Quando hai detto chi non ha una bici da gravel, pensavo che stessi per dire può comodamente acquistarla. No, scherzo, ma mi è venuto da sorridere, sembrava quasi accomoderate, no, sembrava quasi uno spot televisivo. In bocca al lupo Marco per la nuova eroica del Gran Sasso, speriamo, insomma, sicuramente sarà una bellissima giornata. In chiusura, prima di dare i prossimi appuntamenti, Riccardo, ti faccio rispondere alla mia provocazione. Che ti sei messo? Cos'è quella? Il nuovo eroico. No, siccome mi è venuto in mente che ce l'avevo nel cassetto qui dietro, me lo volevo mettere la settimana prossima quando c'era il Broci, però l'ho messo stasera, il fazzoletto dell'Oca. Questa è la contrada dell'Oca. Che, insomma, ha vinto l'Oca, il Palio. Sì, è vero, è vero. E quindi mi sono messo... Questo è il fazzoletto originale, cioè non è che questo qua c'è il paperone qua, se ora ve lo faccio vedere, che il paperone è paperone, cioè, dove... eccolo qua. Corona, eccolo qua. Sì, quest'anno grande successo al Palio. Nella contrada. Se non sbaglio, ora non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che Giancarlo, il dottor Broci, mi sembra che, ora non vorrei dire, ma non vorrei che fosse proprio della Torre, però insomma lo vedremo la settimana prossima, ecco, l'importante, cioè mi è venuto in mente questa cosa qui, perché Siena, cioè nasce a Siena l'eroica, cioè non proprio a Siena, insomma, a Gaiole in Chianti, e però comunque lì Siena, allora ho detto, porca miseria, guardate
l'avevo qua e l'ho preso, l'ho tirato fuori, perché bisogna ricordare a tutti che noi fino all'anno prossimo, fino a luglio, siete campioni in carica. Sono festeggiamenti continui, mi stanno invitando a tutte le piccole cene. Pensa che avevano fatto poco tempo fa, un paio di settimane fa, il Tour de France. Lì in fronte. Tour de France, mangiate cose, bellissimo. Vabbè, scusate la divagazione. No, hai fatto bene, perché ti ha consentito di arrivare al momento della chiusura. Io devo dare i risultati, ma senza rispondere alla mia provocazione. Bravo, bravo, bravo. Oh. Diamo un attimo alcuni risultati, perché nel weekend c'è stata Guarena di Casoli, il 28esimo trofeo San Francesco, davvero una classicissima degli juniores, ha vinto Santiago Ferraro del team Coratti a Guarena di Casoli, secondo posto per Adam Bittman, terzo per Vittorio Friggi, quarto Angelo Dorazio, che anche diventa con questo risultato campione provinciale di Chieti. Quinto posto per Valerio Pavia, sempre del team Coratti, Oscar Brunetti al sesto posto, Ciro Nocerino al settimo, Tommaso Fiorini all'ottavo, nono Leonardo Consolidani, decimo, molto bravo dal nome evidentemente, Jacopo Gioia. Complimenti, complimenti al vincitore e anche al nuovo campione provinciale di Chieti, Angelo Dorazio. Fatemi ricordare che domenica c'è anche la 33esima settembrata sambucetese, Memorial Umberto Menichini, ritrovo ore 7 al bar Menichini in corso Guglielmo Marconi a San Giovanni Teatino. Prima partenza junior, senior A, senior B, veterani A, veterani B, gentleman A. Seconda partenza 5 minuti dopo, alle 9 la prima, alle 9:05 la seconda, donne, gentleman B prima serie, super gentleman A, super gentleman B e tutta la seconda serie. 33esima settembrata a sambucetese. Ovviamente domenica c'è anche la nuova eroica del Gran Sasso. Ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Capoferri. Ciao Marco, grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti, buonasera. Bocca al lupo. Grazie a Luciano Robottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì. Riccardo, volevo ricordare ai nostri telespettatori che domani nella prova europea degli Under 23 ci sarà la nostra Gaia Realini. Bravo, quindi, hai fatto molto bene. Quindi seguiamola, perché ci potrebbe regalare qualcosa di magnifico. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. A giovedì prossimo. Grazie a Ruggero Marzoli. Ha voluto ghiacciare anche la Realini, ma ti rendi conto? Non si è sbilanciato in pronostici. Ha detto potrebbe regalarci qualcosa. Non ha un percorso che gli si addice molto, però noi ci accontentiamo. Accontentiamo. Sento già il grilletto di Maurizio Daguì che... il rumore in lontananza. Grazie Riccardo, ciao, buon europeo. Ciao, alla ciao. Prossima, grazie. Grazie Ruggero, grazie, per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere venire. Forza Gaia. Spesso. Forza Gaia. Forza Gaia. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra una settimana. Buonanotte.